Bentrovati. A Pasqua è tradizione preparare particolari dolci, dolci da consumare proprio la giornata della domenica, ma anche il giorno dopo per la tradizionale scampagnata. Noi conosciamo i prodotti, quelli magari a tiratura, definiamoli così, industriale, la colomba, l'agnello, la pecorella, l'uovo di Pasqua, ma insieme a questi prodotti ce ne sono tanti altri tipicamente regionali, dolci di ciascuna regione. Noi non ci siamo allontanati un po' tanto, anzi, per la verità, non ci siamo allontanati affatto dal ristorante di Salvo Vicari. Siamo ancora qui per una nuova puntata, oggi interamente dedicata ai dolci, i dolci della Pasqua con una particolare nota, dolci rivisitati, non solo la pastiera della Campania, non solo la cassata siciliana e tante altre, ma soprattutto i piatti nuovi, i dolci nuovi della Pasqua. Bentrovato Salvo, parleremo di dolci. Parleremo di dolci regionali, una ventata di nuovo nei dolci regionali con questa rivisitazione fatta da Salvo, perché alla fine, dopo aver parlato di questi dolci regionali, rientreremo nuovamente nella tua cucina e ci preparerai il dolce della Pasqua di Salvo Vicari e di coloro che per la giornata di festa della domenica di Pasqua saranno tuoi ospiti. Benvenuto Vincenzo, benvenuti a tutti i telespettatori intanto di questa interessantissima trasmissione, tutto in 10 minuti. Che dire, i nostri dolci ovviamente sono dolci cosiddetti al cucchiaio, dolci da ristorazione, sono dessert al piatto appunto. Ovviamente sempre per la diciamo per la nostra voglia e la nostra vena artigianale, non avremmo mai potuto concepire l'idea di servire un dolce industriale, quindi ahimè non vogliamo colpevolizzare chi lo fa, però noi siamo chiamati appunto al gesto artigianale e quindi abbiamo il nostro dolce per Pasqua che dopo in cucina vi... Non lo anticipare, perché hai detto bene, non colpevolizziamo, no, noi non li colpevolizziamo, ma addirittura andiamo contro questa frase, diciamo pubblicizziamo i dolci tipici di ciascuna regione, certo. Iniziando con la pastiera campana, che è una torta di pasta frolla farcita con un impasto a base di ricotta, frutta candita, zucchero, uova e grano bollito nel latte. Ecco, in tutti i dolci di ciascuna regione c'è un ingrediente che non manca mai, Salvo. La ricotta è io credo uno degli ingredienti che più di tutti parla italiano e riesce a essere il fil rouge, la comunicazione evidente e la comunicazione attiva e fattiva di una cucina piena di sfaccettature, tante sono le varietà delle cucine regionali, e lei appunto come protagonista assoluto riesce a essere un grande tramite. E quando si parla di ricotta si pensa alla Sicilia, e quando si pensa alla Sicilia si pensa alla cassata siciliana, certo. A base di ricotta, canditi. Certo, in realtà ho ripetuto anche in altre occasioni, noi non nasciamo mandriani, noi siamo pastori nel DNA come tradizione. E quindi la nostra cassata siciliana non può che essere con la ricotta di pecora. Magari in altre province
mi viene da pensare alla provincia Iblea, alla provincia ragusana, visto che loro invece hanno una tradizione appunto legata all'allevamento dei bovini, la loro cassata appunto è farcita con la ricotta di vacca. Ma io vorrei anche parlare della casadina, che è un dolce tipico della Sardegna, che è un cestino di pasta sfoglia ripieno di ricotta e uva passa, e viene usato a volte al posto della ricotta anche il formaggio. Anche il formaggio, certo. Beh, a volte queste sono, diciamo, tradizioni molto antiche che affondano le radici in epoche veramente passate, in epoche remote. Queste, fra l'altro, no, sono praticamente di quel genere dei dolci da riposto, quindi quei dolci che venivano fatti e conservati per essere consumati non solo per il giorno Ma di Pasqua, appunto, continuare ma anche anche nei nei giorni a giorni e seguire. nelle settimane a seguire. Allora, noi ora ci fermiamo, abbiamo parlato un po' dei dolci di ciascuna regione. Ora ci trasferiamo all'interno della tua cucina, vedremo la preparazione di un dolce siciliano, ma sarai tu a svelare i segreti di questo dolce. Certamente. Ed eccoci nuovamente all'interno della cucina del ristorante Vicari di Salvo e ora vedremo la preparazione del dolce. È cambiato anche l'autore, il protagonista, dopo Belu che ieri ha presentato il primo piatto, il piatto salato, ora tocca a Terry con il dolce. A proposito di dolce, Salvo, cosa ci proponi per questa Pasqua? Vincenzo, beh, in realtà volevo fare una piccola precisazione. Il ristorante di Salvo, in realtà è il ristorante della moglie di Salvo. Quindi sei un E sono dipendente. un suo dipendente, un suo umilissimo dipendente. Sì, allora, Terry è il mio pasticcere e oggi abbiamo pensato di celebrare la Pasqua, perché in realtà, Vincenzo, ti faccio una domanda. Quando sei arrivato qua oggi, quali sensazioni hai avvertito? Quale clima hai trovato? Temperatura invernale pronto per andare a sciare. Allora, siccome il dubbio era quello tra il concepire il menù del cenone di Capodanno o fare un menù per Pasqua, beh, ora scherziamo, però in realtà non potevamo, diciamo, prescindere dalle sensazioni climatiche che proviamo. Quindi abbiamo fatto un dolce che ha comunque ancora dei richiami invernali abbastanza forti. Abbiamo scelto come protagonista di questo dolce al cucchiaio il cioccolato di Modica, la nocciola dei Nebrodi e poi per dare brio e E colore. quel colore, quella speranza primaverile, abbiamo utilizzato una salsa ai frutti rossi e gli stessi frutti rossi serviti interi sul dolce. Cosa abbiamo preparato? Abbiamo preparato un biscotto soffice al cioccolato di Modica. Abbiamo così decorato il piatto con un'acqua al cacao. Metteremo sopra questo biscotto soffice una crema alle nocciole dei Nebrodi, appunto i frutti rossi e una salsa realizzata con gli stessi. Ecco, Terry dispone due quadratini di questo biscotto soffice, inizia con degli spuntoni di crema alle nocciole. In realtà è tutto molto brown, è tutto molto dai colori appunto prettamente invernali, ma con circa 10-12 gradi fuori non siamo riusciti a pensare ad altro. È un omaggio all'inverno nella speranza che ve venga presto la primavera. Sì, in realtà lo abbiamo realizzato per salutarlo nel migliore dei modi. È un addio e Esatto, un benvenuto. L'addio esatto. all'inverno, benvenuto alla primavera. L'addio all'inverno lo facciamo appunto con la nocciola, il
il benvenuto con questi frutti rossi, che in realtà da un punto di vista tecnico, conferendo acidità, non fanno altro che pulire il palato dalla sostanza grassa che il frutto secco in realtà è pronto a regalarci in questo dessert. Ecco, stiamo ponendo qualche goccia di quella salsa ai frutti rossi. Ricordiamo ai nostri web spettatori che si mangia anche con gli occhi. Certo. Posizioniamo sopra. È molto più facile mangiare con gli occhi. Magari qualcuno da lontano pensa: no, è difficile, è semplicissimo. Delle foglioline di menta fresca. L'abbiamo già mangiato. Esatto. Ed è facile anche da digerire. Foglioline di menta fresca perché danno comunque profumo al dolce stesso. E il piatto è pronto. Allora, questo si chiama. Ma questa qua in realtà non ha un nome preciso. E diremo che un addio all'inverno, un benvenuto alla primavera. La Pasqua secondo noi. Voi là il piatto è pronto, e col piatto pronto vi presento anche il protagonista del piatto, Terry. Buonasera. Terry, non ti faccio domande perché so che sei molto bravo con le mani, però una domanda, cioè, se tu dovessi dare o volessi dare un nome a questo dolce, come lo chiameresti? Beh, come hai detto poco fa tu, un addio all'inverno e un benvenuto alla primavera. Grazie, noi ora Salvo lo assaggeremo, perché certo. Entrare nella tua cucina provoca un qualcosa che non lo voglio descrivere, ma dall'altra parte sei certo avranno già capito cos'è. Quindi noi lo assaggiamo, siamo alla fine, ancora una volta vi rinnoviamo gli auguri. Questa volta voglio correggermi e lo faccio subito: il ristorante di Jessica con Salvo dipendente nella veste di chef, Terry che è l'esperto pasticcere. Io mi scuso con Jessica, ho parlato sempre di Salvo ha precisato e puntualizzato: il ristorante è di Jessica, io sono un dipendente di mia moglie, un saluto anche a Jessica, grazie per la vostra disponibilità, grazie per averci dato modo di entrare all'interno della cucina, perché i segreti del pasticciere, i segreti dello chef e a volte si vogliono rubare, ma è talmente attento lo chef e anche il pasticcere che non si lasciano facilmente scoprire. Tu ci hai permesso di entrare qui e noi ti ringraziamo per questo e soprattutto ti auguriamo buon lavoro. Grazie, noi siamo in realtà sempre per il condividere un enorme amore, un'enorme passione che è quella che ci permette la mattina di alzarci dal letto e non pensare alle cose spiacevoli, ma ci conduce all'interno della cucina e dare sfogo alla vena creativa. Io ho sentito una domanda che è arrivata da casa e qualcuno ha detto sì, ma non hanno detto cosa beviamo qui. Lo dobbiamo adesso, dire. Vincenzo, non mi cogli mai impreparato, era no. Già pronto. Bucuram. Marco De Bartoli è un passito di Pantelleria. Marco De Bartoli è azienda vitivinicola tra le più prestigiose in Sicilia. E allora noi concludiamo così, assaggiamo il dolce preparato da Terry, ancora una volta ringrazio Salvo per la disponibilità, ringrazio quanti ci avete seguito da casa, buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua. Magari masticato voi vi rivolgete.